sono espresso bene, ma non io riesco a capire perché io avrei voluto regalare la serie B, perché sarei venuto qui a fare la stessa, a dire le stesse cose. Io ho comunicato alla società e poi alla squadra, perché mi sembrava giusto e doveroso. Io non ho comunicato con nessun altro, tranne alla mia famiglia, ma gliel'ho detto la sera dopo la partita. La mia famiglia non sapeva niente della mia decisione, che era maturata, ma non adesso. È maturata tanto tempo fa. Già un mese fa avevo quest'idea. Solo che io mi conosco, io sono un combattente, però mi conosco anche, so come lavoro e so come devo lavorare. Ma il problema non è questo, non è il problema dello stress, è il problema che io sono troppo coinvolto qua e io non farei serenamente, e non è giusto per il Foggia, farei un danno al Foggia secondo me se rimanessi. Non è un problema di pausa, di stress, ma questi mesi hanno detto tutt'altro. Insomma, voglio dire, è vero che hai vissuto lo stress, ma l'hai vissuto come fatto tuo personale, quello lo rispetto. Però voglio dire, se l'hai vissuto così, io penso che questa piazza merita un allenatore così. Ma secondo me merita un allenatore così, ma un allenatore più sereno sotto questo punto di vista. Meno che volte non è messo dal punto di vista affettivo. Ma io ti faccio un esempio: se io perdo una partita, vado in albergo, vedo Recepcius che mi guarda come tutti i giorni, secondo me mi sta guardando male, io mi sento in colpa perché ho perso la partita. Ma ti sembra giusto un fatto di... Ma sono io lo sbagliato, non mica dico che siete voi gli sbagliati, sono io quello sbagliato. Ma io ti accompagno, io parlo di quel genere, non è, se è quello il problema. Ho capito, però.